Buonasera a tutti amici di BDR Channel, vi avevamo promesso che ci saremmo ritrovati in diretta proprio per il campionato a squadre di Serie A. Siamo alla terza giornata e la partita che vi proponiamo è quella tra Alessandro Scibocchi contro Michelangelo Aniello. Andiamo a vedere dove giocano, anche in quale squadra giocano entrambi i giocatori. Allora, Michelangelo Aniello gioca nel Bidia Stars Pontedera, mentre Scibocchi gioca nel GT Angolo 50 Stecchiares. Eh sì, Alessandro Scibocchi, campione italiano della categoria Master due anni fa, una bellissima finale con Marcello Di Lena, lui che poi è diventato addirittura nella stagione successiva professionista, perdendo proprio qui con Andrea Quarta la finale di una tappa dell'allora Phoebus Challenge, però acquisendo proprio grazie a quella finale i punti per passare professionista. Intanto alla Flycam è andato Simone Favalli, eccolo lì. Quindi Andrea Costantino Levote dov'è? È in regia, sta facendo regia. Cioè nel giro di un paio di giorni Tutti devono fare tutti, quindi Simone sta usando e lo sta anche sentendo. Sì, sì. Sta usando la Flycam e invece il nostro Costantino è in regia, ma la vera domanda è: Fabian cosa sta facendo? Sta guardando la partita su DAZN. Bravo, perché lì ha preso proprio le orme di Mirko, sì, Bianchi, l'eredità di tutti Mirko. Devono fare tutto e lui non fa nulla. Lui non fa niente. Comunque non so se hai sentito, socio, se no vattela a risentire, il presidente che mi ha puntualizzato il fatto di avermi promesso una telefonata e mi ha detto: ti avrei telefonato a prescindere dal risultato. Ho trattenuto le risate a stento. Secondo te mi avrebbe telefonato se il Napoli avesse perso? La verità, socio. Sì, secondo me sì. Anche secondo me sì. Dobbiamo avere il rinnovo contrattuale. Cioè, ancora. Siamo sotto rinnovo contrattuale. Quindi sì, ti avrebbe chiamato perché il presidente è uno sportivo. Michelangelo Aniello, una stagione per lui, che dire, così così. Nelle parti discretamente basse della classifica, il campione italiano in carica dei professionisti, per adesso non ha brillato. Non ricordo chi ha perso con chi ha perso da gatta, ok. E insomma, vabbè, a Calangianus da Cucchiara, ma insomma, quindi due apparizioni dove ha raccattato poco, e infatti è nella parte un po' più problematica della classifica, lui che nell'obiettivo da campione italiano dei professionisti ha quantomeno quello di riconfermare la pole finale. No? Lo scorso anno fece proprio una primo fece una a parte primo alla pole finale, però ecco, fece una grande rincorsa con la vittoria delle ultime due prove, una a Vernio e l'altra a Alba. E adesso siamo alla quarta, non ne ha vinte nessuna. Reduce tra l'altro dalla vittoria di una gara nazionale, perché ha vinto il Memorial Nuti a Coiano, giusto? Sì, in finale con Gualemi. Con Gualemi. Era sotto 1-0. E intanto Scibocchi su questo tre sponde sullo stretto, il ternano, ex giocatore di calcio. Terzino dai piedi buoni. Ha già imparato anche Simone, visto? Anche Agnello ha imparato a tirare le candele di misura, mi sembra che. Invece deve perfezionarsi Costantino nel fare regia. Sì, adesso lo incicciamo un po', gli cominciamo a chiedere un po' di cose. Ma ce l'ha Fabian Hartl vicino a dargli consiglio? Guarda un attimo. Ce l'ha. Allora. Secondo me gli pigia lui qualche tasto. No? Come si dice in Toscana, glieli pigia lui. E intanto Scibocchi garuffa con partenza negativa, e quella sponda lì ha fregato tutti e frega anche Alessandro. Ricordiamo la durata dell'incontro, la lunghezza dell'incontro. Hai 100 punti. 120 o 100? 120. Volevo vedere se eri attento, bravo socio.
ti sfugge niente. Ma che scherzo. Nasci bene, attentissimo, ragazzi. Ha fatto anche da solo le premiazioni. La prima volta. Mm. Perché non ti sono andate bene? No, non l'ho neanche viste, quindi... Bello. Sei veramente una persona gentile, Biondi. Dopo le riguardo. No, non importa. Una volta mi volevi più bene, comunque, faccio per dirti. Allora, 20-4 il parziale per Aniello, impegnato in questo disimpegno di gancio di parabola, sicuramente complicata questa strada da percorrere per Cibocchi, che trova rimpallo, non riesce a salvarsi. È un'altra occasione per Aniello, vediamo come decide di attaccare questa posizione, se andrà in attacco. Ma credo che andrà in difesa. Lascia questa strada di striscio a Cibocchi. Ma tu stai vedendo la diretta? No. Perché mi stanno... Ho dei feedback, uno su tutti, quello di mia madre che non la vede. Allora controlliamo. Forse questa. Trovata, socio. Trovata, scusami. Tiricciolo. Cibocchi, una presa sul largo. E sfila via. Potrà giocare il traversino. Traversino che Aniello non riesce minimamente ad aprire. Buon per lui che rimane in difesa. Aniello avanti 20-4, un'occasione sciupata per lui, una difesa però buona. Cibocchi, Andrea Martinelli a bordo biliardo per... Abbiamo caricato la finale. Ci stanno chiedendo in molti se la finale è stata caricata, ci hanno dato feedback positivo adesso i nostri super tecnici, quindi la finale è già caricata sul canale. No, intanto adesso c'è la partita in diretta, c'è tempo, quindi, per vedere la finale dopo. Cibocchi tenta il salvataggio su questa schiacciata con la biglia avversaria oltre il 25 della lunga, quindi con poche possibilità. Concede ad Aniello una candela. Prima aveva realizzato 8 punti, 2 i punti che arrivano ora, ma Cibocchi ha la possibilità di battere una tre sponde di calcio discretamente agevole. Comincio un po' a mettere in difficoltà le vote. Una buona reazione del nostro Costa. Cibocchi, 4 punti per lui, abbondante la forza. Leggermente, insomma, proprio leggermente no, più che abbondante questa tre sponde di calcio. Deve prendere un po' di confidenza ancora col tavolo. No, deve Alessandro. Prendere un po' di confidenza anche con l'avventura del campionato a squadre, probabilmente Alessandro al suo esordio, vero che è abituato al tavolo televisivo, però insomma, pur essendo uno sportivo, un po' di emozione, è più che giustificato che ce l'abbia anche lui. 3 di calcio per Aniello. Lui la forza la trova nel migliore dei modi. Tra l'altro cancella praticamente il 5 sponde di calcio a Cibocchi e la traiettoria del 5 sponde di calcio in quella zona deve battere nel 40, quindi ha il pallino praticamente sulla traiettoria.
in due terzi d'effetto la traiettoria del 5 sponde di calcio sarebbe questa. Lasciala, facciamola pure vedere. Io non so, Alessandro. Pallina alla chiesa, vero? No. Graffiata a malapena. Sì, ma avrei pensato con quella battuta lì che passasse molto più distante, sinceramente, dalla palla. Agnello, traversino di misura di parabola. Realizza 8 punti Agnello. Si mette a 34 contro gli 8 di Cibocchi. Curioso di vedere, perché prima l'ho detto un po' a memoria. La classifica l'avevo letta stamattina, adesso non me la ricordo proprio a memoria, ma adesso me la vado a vedere. Agnello, non penso di non aver detto una stupidata. Infatti, 22esima posizione per lui. Tanto tre sponde di calcio per Cibocchi, che ne realizza 4. Si appoggia al berillo rosso, ma non cade. Tiro praticamente identico sul quadrato del castello per Agnello. Bello questo effetto bokeh per questa inquadratura, con l'immagine, l'effetto bokeh dove si ha l'immagine principale in come si dice, ben a fuoco, e il sottofondo sfocato. Cinque sponde per Cibocchi, leggermente sullo stretto. Comunque le traiettorie rispetto al pomeriggio adesso stendono molto di più. Adesso non c'è. Strano, più, perché non c'è neanche più l'affluenza del pubblico che c'era. La sala di là? No, ma ti parlo del pubblico qua nella salettina, insomma. Cioè, ah, praticamente, qua nella salettina no, ma nella sala attigua dove stanno giocando tutte le altre formazioni, c'è pieno. Sì, però quello che cambia, che influisce un po' di più sul tavolo, sono le persone vicine al biliardo. Vero anche quello. Rimane corto su questo ricciolo Agnello. Cibocchi giro a ingaruffare e a girare con la battente. Allora, il referente per Pontedera credo sia Martinelli. Martinelli l'abbiamo visto. Non so qual è il referente per il GT. Andiamo nel pubblico a pescare una camicia gialla, se c'è. Se non sono tutte impegnate. Andrea il Terribile. Grande prova per lui. Un buon gancio per Agnello. E qua da sala la moglie di Michelangelo Agnello. E tra l'altro, se lo andiamo a cercare, ci dovrebbe essere, eccola lì, sulla destra dell'inquadratura. Vediamo se riusciamo ad avere un bel primo piano della compagna, della splendida compagna di Andrea Martinelli. E intanto un ottimo sponde palla di Alessandro, 8 punti per lui. Eccola qua. a 20, accorcia le distanze Cibocchi. Scatolino allargato sullo stretto. Sullo stretto arriva all'ultimo tuffo. Sì, diciamo che la nota positiva, non vedendo palla per Agnello,
non vedendo palla Cibocchi chiaramente, è che non esiste la bricolla di tutto effetto, ma la deve ricavare. Vediamo dove vede all'interno. Proviamo con lo Strator. E insomma, dovrebbe passare all'interno, passando di qua dovrebbe abbassare moltissimo l'effetto e di là invece quasi parabolare. Decide, bravissimo Alessandro, decide di caricare la palla di effetto per farsi buona anche la parte larga dell'avversaria. Missione compiuta per Cibocchi. E Agnello che deve andare al volo. Attenzione. E qui incidente di percorso per Michelangelo che concede 4 punti a Cibocchi. Una presa di palla in contemporanea tra Sponde e Biglia. Ha generato questo disegno un po' maldestro delle biglie. Un bel primo piano intanto per il campione europeo in carica e campione italiano in carica, Michelangelo Agnello. Sventaglina per Cibocchi. Fa il difficile Alessandro, fa il 2 esterno. Chiaramente, essendo stata colpita più scarsa del voluto, la palla bianca non riesce ad arrivare con la forza in difesa, ma il pallino qui lo aiuta non poco per generare questa difesa. Difesa che Agnello attaccherà di gancio. Decide di allungare la stecca probabilmente con la prolunga. Lo sta andando a cercare nel fodero. Ancora un'occhiata per Michelangelo alla traiettoria di uscita della palla. È bravissimo Michi, un ottimo gancio, dovrebbe essere riuscito anche a difendere, a meno che la bianca non abbia sfilato appena lunga, ma non penso. Cibocchi, vediamo come intende attaccare questa posizione. Vediamo che forza, chiaramente, di misura. Esaspera l'ingresso e rimane fuori. Traversino di seconda e terza per Agnello, di 3 passate, non riesce a gestire la corsa delle biglie, non difende Michelangelo. Sì, fino adesso non una partita esaltante. No, tutt'altro. Decisamente no. Se sottotono tutte e due. Qui, vista la caratteristica del biliardo, Alessandro, anche se le biglie sono un po' distanti dal castello, potrebbe anche gestirla di 4 corse. L'impatto col pallino avverrebbe comunque in modo rallentato. E bravo. No, se vengono 14 punti... Però insomma no, ci sta l'altro birillo. Però ci sta l'altro birillo perché è appoggiato al rosso, quindi... fatto 8 punti, che è comunque un ottimo bottino. E la partita torna su binari di equilibrio, consideriamo la lunghezza chiaramente di questo match che ha i 120 punti, si porta a meno 10 Cibocchi, quindi assolutamente giocabile.
con Agnello, peraltro, che è impegnato a doversi salvare. Vediamo con che forza un particolare della mano di appoggio di Agnello. Penso si sia salvato, se non c'è, sì, assolutamente sì. Tra l'altro, qualora ci fosse la possibilità, conceda a Cibocchi una garuffa nello stesso angolo in cui l'aveva. Vediamo se l'ha capito. Se la battuta, si corregge. La battuta c'è. Andiamo pure nello Strator, Costa. Vediamo se si corregge. Bravo Alessandro. Sì, sempre questa tendenza a scappare via, però l'ha gestita molto. Sì, più bene. Che altro anche rispetto alla battuta canonica che ho consigliato. Avete visto come la battente, dopo l'impatto con la prima, è saltata un po' più in mezzo al tavolo. Indice proprio del fatto che la sponda lunga tende a schiacciare di più. Michelangelo è impegnato a sua volta a salvarsi, lo fa con questo 2 veloce. Una buona difesa. Attaccabile comunque da Cibocchi con una mezza garuffa, sicuramente più agevole della precedente. Ah sì, assolutamente. Infatti si prende un birillo, però che non sposta tanto la sua biglia, non la fa mantenere troppo nel centro, forse ha spazio di manovra, di bricolla. Agnello anche a stecca piatta, guarda. E lo fa benissimo Agnello. 6 punti per lui. 50 per Agnello. 36 invece per Cibocchi, che qui invece sarà impegnato ad andare al volo. Ma no, questa è bella. La posizione, però. Sì, abbastanza comoda da salvare. Dai, buone, tante prese di palla buone. Importante che la forza. Sì, direi tutte, eccezione fatta per il graffio, c'è cioè uno sfaccio preso scarsissimo, ma probabilmente con una buona forza difende anche lì, perché la sua raddoppia, quindi. Sullo sfaccio di Grossa è un po' l'uscita canonica, che viene ricercata anche per una sorta di, diagonalizzazione, ma tutto il resto è buono. Ecco. Sì, dai, questa era, aveva molti punti buoni, erano molti. Di più i punti buoni dei punti a sfavore. D'accordo. Bricolla per Agnello. Michelangelo sullo stretto del castello. Sullo stretto della palla, quindi sul largo del castello. Guarda, io Nico andrei al volo anche qua. Non mi prenderei la responsabilità di andare a, nonostante, a parte che ce la mette alla mano, sì, pensavo fosse molto più scomodo nel mettere la mano, anche se secondo me deve battere con la stecca un filo alzato. Aveva la possibilità di gestire il punticello. Buona esecuzione per Alessandro, buona difesa anche. Agnello praticamente obbligato a un'esecuzione di lunga, visto anche il vantaggio, non si prende la responsabilità di rischiare una garuffa. E si salva, è anche vero che lui è rimasto lungo. È anche vero però che in quell'angolazione, invece, rispetto a quella che aveva Cibocchi, erano molto poche le palle, le porzioni a salvarsi. La migliore di sicuro l'angolo di scambio. Eh sì. No, anche questa, forse gli è partita anche un filino lunga, anche questa, un giro largo, un po' più lento di questo, ma mi sembra abbastanza celestiale. Ho un problema di posizionamento della mano. È che necessariamente se vuole tirare forte la deve mettere vicino, sennò. Sì, abbastanza stabile.
Bravo, perché la preparazione l'ha fatta molto bene. Sì, non ha lasciato niente al caso. La cosa più difficile era gestire quella mano sinistra in appoggio. Poi quando è riuscito a trovare la posizione, hai visto che anche nella soggettiva della mano c'era molta stabilità, cioè dava la sensazione di molta stabilità, e quindi questo ha sicuramente aiutato a questa bella realizzazione. Agnello sullo stretto per difendere diagonale su questo striscio. Bricolla per Cibocchi. C'è una bella partenza anche per il 3 qua, eh? Però Alessandro penso l'abbia ben interpretata sul largo, le biglie si sono staccate bene. Non so se abbia qualcosa dalla sponda lunga, ma mi sembra di no. Due al volo con praticamente tutte le porzioni buone. E prende una di quelle, sì, quella più saggia, anche quella piena ad allontanare le biglie. Divisione, credo, per Cibocchi. Sì, divisione che vuole un attimo di attenzione. La palla avversaria non è vicino a sponda, la deve aumentare di forza, perché sulla mezza sennò rischierebbe di pagare il traversino. Una buona manovra per il giocatore Ternano. Tre di calcio per Michelangelo. Sullo stretto ad appoggiarsi con la sua pallina da 4. Quattro punti che gli ridanno 10 punti di vantaggio. Ottima anche la forza, peraltro. Qui Cibocchi non ha molte possibilità di evitare quel contatto col pallino, quindi tanto vale prenderselo col contatto col pallino. Si può andare anche di duomo di 3 di qua, Nico? Che dici? Di duomo di 3? Dalla lunga. Quello sicuro, dalla lunga. Dalla lunga di... Di là com'è, in alto? No, aspetta che guardiamo l'inquadratura di quello che ci propongono. Questo è un bellissimo primo piano, la lunga in basso. Con poco più di mezza palla a disposizione? Cioè la vorresti tirare dalla lunga di destra? Te. Vorrei prendere bene e allontanarla, così pagare il traversino a un volo. Oh, che bravo. Però aspetta. E allora l'ho vista troppo vicina io la palla. Errata corrige, no, pensavo fosse molto più vicina. Però se non la prende così, aiutami. Se non la prende così è scomodo lo stesso. Bah. No. Anche perché un Batusso Aniello non è, quindi... Che politica, socio. Bah. No, non pensavo non ci fosse proprio questo sviluppo. Di all'angolo? Sì, di misura. Boh, ha fatto lo stretto. Non era mica facile farlo stretto. L'importante era non dargli troppo colpo sotto. Più colpo sotto gli dai, più lo fai stretto, perché anche in modo, con le palle ravvicinate scarti. Se ti parte all'altezza giusta lo puoi anche allargare. Vediamo dove guardano le biglie. È proprio buca, guardano. Un goccio di corta. Ma gli basta? Si dà il giro, ma... Giro di scambio. Non è che ha tanto spazio di manovra. Ma più che altro gli deve dare la forza. Se gli parte corto, disastro, no. Se gli parte corto non passa mai questa palla. È andata bene. Qui un po' di esperienza che... Alessi deve ancora un po' fare. Ma con quel pallino lì si può tirare anche passaggio, Sì,
allargava tanto quel pallino sul passaggio difensivo. Il passaggio puoi anche lasciare corta su palla più scarsa l'avversario, il pallino ti gioca in ogni posizione. Qui una porzione di palla infelice presa da Agnello. È una buona occasione per Cibocchi, che ha a disposizione un giro ad allargare. Può giocare anche con la forza della corta, a fare lunga lunga 15 con la battente, addirittura ha scelto striscio. Probabilmente per la... oddio, per la paura di scartare, però con quel pallino lì, quando non l'hai presa eccessivamente stretta, il pallino ti offre protezione. Eh sì, boh, non lo so, secondo me si è complicato un po' la vita qui. Già un paio di tiri che si complica la vita, Cibocchi, eh. Sì, anche perché le, tra virgolette, trappole che ha messo ad Agnello non hanno più di tanto funzionato, ora che non che sia così facile mettere in trappola Agnello. Agnello va di sponda biglia sul largo, cerca di allungare il gioco. Qui è determinante per Cibocchi fargli pagare questa incertezza. Rimane corto. Sì, qui con lo schema solito si tira sul filotto di prima, mantenendosi come parte di ragione chiaramente sul 2 interno. E tra l'altro mi sembra sul 2 interno, oddio, non è che ci siano tantissimi sviluppi, perché il pallino non riuscirebbe ad avere la forza di fare... Spende troppo scarso il pallino. Infatti, arrivare a fare l'angolo o tantomeno il giro. È un trattamento molto valido per Alessandro. Non è riuscito a far rientrare nel modo voluto la palla avversaria. Vediamo se Agnello decide di rimanere conservativo, andare di due, o se invece decide di battere nonostante la scomodità. Riesce a evitare il rimpallo di terza. 5 punti totali si aggiungono al suo score, ma non so, tutto sta a vedere se ha difeso o meno. Penso di no. Non credo che abbia difeso. E tiriamo uno strano. Si è già bianchizzato alle volte. Tiriamo uno strato. Ma qua si vede poco. Ma si vede a occhio che la vede, ragazzi. Sì, non importa mica tirare. Mandalo, mandalo lo strano. Nella posizione dei diamanti, ragazzi. Le volte sei troppo acerbo. È un po' verde il nostro... Sì, a vederlo così invece sembra cresciuto, voglio dire. No, ma ancora biliardisticamente è ancora acerbo. Te lo ricordi quando perse la finale del campionato italiano di seconda categoria? Tirò 2 o 3 cosine. Di terza era? Ah, già, è vero, facevi le rapinette nelle terze, è vero. Si era fatto mettere... Si era fatto mettere in terza categoria. Sì, sì. Giocava già da prima, ma si era fatto mettere in terza. Vabbè. È riuscito a perdere la finale con chi hai perso? Con Falbo, con il siciliano. Calabria Sicilia, vince la Sicilia. Falbo, fantastico, quando ci vediamo ci prendiamo sempre in giro, è uno che quando la vede la tocca piano, gli dico sempre. Diciamo giocatore molto orientato all'attacco, ecco. Angolo di colpo in testa.
non con sviluppi positivi per Cibocchi. Traversino per Aniello. Come? Ma secondo me lo tira con la forza del pallino, per non male. Ma di confido. Una. Sì, molto probabilmente si è voluto assicurare la marcatura. Sì, infatti te lo stavo dicendo, ha tirato con la forza forte di fare 11. Dici era abbassarlo, lo rendeva tanto più difficile dal punto di vista della marcatura? Boh, non lo so, si vede non ha visto un posizionamento finale, quindi l'ha aumentato per essere più preciso. Giro per Cibocchi. È un'ottima conduzione delle biglie. 4 punti. Non è arrivato lo sbirillo sulla parte stretta del castello, anche perché la forza obiettivamente non era molto controllata. Meno 12 per Cibocchi, 70-58 a favore del campione continentale. Un buon impatto col pallino, vediamo se gli dà 3 punti. Non rimane malissimo, vediamo cosa ricava qua, cosa può ricavare. Cibocchi da questa posizione. Ma l'unico penso che sia Bricolla. Decide di andare, di giocare frontalmente Alessandro. Che bella manovra. Pallino da 4 e messa trasversale. Non era per niente semplice, ma l'ha realizzata nel migliore dei modi Cibocchi. Bricolla sul largo per Aniello di misurissima. Arrivano 4 punti e anche la difesa. Dici non vede niente. La stavo facendo io quella domanda lì. No, qualcosa vede, dai. La mia domanda è a parabolare e a cercare di dargli la forza dello striscio. Secondo me vede a stecca piatta, pensa te. Secondo me vede lo striscio a stecca piatta, entra in campo Ragonessi. Lo striscio a stecca piatta io ti voglio bene, ma tu dici l'hai detto, al limite non è vero. No, secondo me vede lo striscio, fa pallino da 4, la sua ritorna nel quadrato inferiore e quell'altra fa lo striscio. La sua per forza, se fa il 4 viene per forza nella sinistra del tavolo. Secondo me ce l'ha a stecca piatta. Io un po' inclinerei. Vabbè, io credo ce l'abbia stecca piatta, poi se dovrà inclinare inclinerà, tanto il pallino a 4 lo fa sempre, basta la prenda di sopra. Dipende con che velocità lo fa però. Ma sì, e passa prima. Non hai capito, passa prima di sicuro, ma quello che ti dico io è che a stecca piatta, soprattutto per dare la fuoco e forza, gli dai alla bianca. Quella lì è una roba che ci dovevo ancora pensare. Ora mi carpi, quando capisci. Secondo me era di stretta, come un passaggio stretto. Se la devo agire, vedevo. Vabbè. E ci vuole rintintin. Noi siamo stati qui a pensarci 5 minuti e poi vedevo a giro. Perché non hai voglia di tirare lo strato. No, anche se lo tiravo non lo vedevo. Però facciamo un'analisi tecnica. Non l'avrei tirato così in giro io. No, ma se vedo il giro. Poi tira anche il girone e pallino a 4. O girone e pallino 4, striscio e pallino 4. Allora diventa comodo se vedo tutta quella porzione lì. E intanto Aniello.
preciso, preciso, molto preciso. Nero. Il striscio il 4 non lo molli, però se ce l'hai a stecca piatta e vedi la porzione, puoi anche gestirlo bene l'impatto, no? Puoi anche dargli la forza di passare i birilli, invece di dargli la forza di andare in fondo. Bravo. Anche perché il girone va sempre nell'angolo la tua. 79-62 si è unito anche Repoli alle tribune, vedete con la giacca vento rossa, la tribuna centrale. Repoli membro della squadra dell'angolo 50, Stecche Ares. Eccolo lì, neonazionale, Angelo Repoli. Non riesce a trovare questo feeling col tavolo, non ha mai fatto due tiri consecutivi. Mantiene 17 punti di vantaggio, però Cibocchi è lì, eh. Poi la partita è ancora lunga, si va a 120, quindi un paio di lampi di Cibocchi riporterebbero tutto praticamente in parità. Vediamo se riesce a fare questo giro. Questo in teoria di schiacciato andare, sì, schiacciato andare al centro. No, ha giocato il girone in Garuffaro. Tiro che ti è molto caro, socio. Ma peccato, non era, vedevo il motivo, però. Boh, forse per... mi sembrava bello il giro di schiacciata. Poi è più bello questo. Eh sì, questo. 10 punti. Per Agnello una via di mezzo, non so se abbia forzato fino a pallino. Ma tanto ha fatto 10. Che insomma, lo portano 89, 89-68, comincia ad essere un bello stare, con la partita che termina ai 120. Cibocchi sul largo, su questo gancio. E mezza garuffa per Agnello. Questo pallino sullo stretto passa da un buon 2 sul largo del castello. 2 punti, sì, sono un buon 2, perché si porta oltre 90. E finalmente Agnello, forse per la prima volta, riesce a fare 2 tiri consecutivi, a segno. È stato molto discontinuo fino adesso. Buona la garuffa anche per Cibocchi, lo stesso birillo e fondamentalmente anche stessa rimanenza. È un'altra garuffa per Cibocchi, per Agnello. Agnello sul largo. E qui si fa aiutare dal pallino a trovare questa steola. Il pallino adesso diventa molto pericoloso nell'uscita di Cibocchi al volo. Pericoloso di 2. Sì, deve andare necessariamente di una se non vuole correre rischi. Ora non è una situazione che giocherai di colpo, sì, però sicuramente giocherai di una. L'angolo c'è di già, insomma. Biardo nuovo. No, ma poi di colpo rischi addirittura di correre troppo con la tua. Abbiamo visto che è un biliardo che nell'impatto... Invece lui va di colpo. Sì, è comunque un'alternativa, Perfetta, se la prendi 2 così scavata, bellissimo.
Sì, diciamo che il colpo, la soluzione di colpo ti consente di poter farti buona senza rischiare anche questo tipo di porzione di due. Sta chiamando il referente Andrea Martinelli, eccolo qua, Martinellino. Vediamo se riusciamo a percepire qualcosa. Fino, penso che abbia, diciamo, concordato la scelta che gli ha proposto Aniello. Sì. Bisogna capire qual è. Ah. Sette sponde. È venuto lo striscione. È venuto lo striscione di scambio. Diciamo che gli ha proposto una scelta un po' alla Cosci dei buoni vecchi tempi. Se la ogli, la ogli. Non la cogli, la lasci lì. Fantastico. E qui sai che non ha neanche il fianchetto, secondo me. L'angolo ce l'ha. Sì, sì. No? C'ha l'angolo? Ah, l'aveva, ma ed è. Cioè io qui la vedevo attaccatissima. No, attaccatissima no, ma una situazione di quelle che insomma fare il disastro è un volo, e quindi invece c'era assolutamente. Anche il Puti e Deiana sono arrivati, Danilo Deiana, sono arrivati a guardare il capitano, penso sia Aniello il capitano della squadra. Confermo, 3 punti per... Eccolo lì. Aniello Putignano accanto a Saniella, che invece fa parte della Red Italia Billiards. Clima molto disteso tra i giocatori, una delle cose assolutamente positive. Poi quando ci si gioca contro l'agonismo deve prevalere, ma giro per Cibocchi, soli 4 punti, perde un po' il controllo delle biglie Alessandro. Non difende. E giro per Aniello, una delle specialità della casa, queste per Miki. Ha sicuramente in questi giri un suo cavallo di battaglia. Ha rallentato meno bene del solito la battente, ma è anche vero che ha preso i birilli stretti del castello. Cibocchi pensieroso, vediamo se vede qualcosa innanzitutto e dove vedono i centri delle biglie. Manda pure lo Strator, Costa. Allora, secondo me vede la porzione di palla anche per giocare dalla scarsa, di praticamente senza effetto, quasi di 4 lunghe. Vediamo se punta questo Alessandro. È una presa grossa. Preso palla grossa, incandelato. Perpendicolare alla sponda corta, la palla gialla, la palla bianca. Penso veda, disegnato male. Ah, riandiamo sullo Strator, Andrea. Sì, ci da far fallo, via. No, Ma... Goliardico.
No, se vuoi te lo dico in un orecchio che cos'è a questo punteggio. Giro senza effetto a ritornare con tutte e due nel quadrato di sinistra. E se sbaglia fa il pallino 3. Nel buco. Cioè uguale, comunque proporzionata. Pesa grossissima, eh? Però tutto sommato le biglie sono distanti dal castello, il traversino, sia esso di calcio piuttosto che di seconda, oddio, di prima a Z, comunque da guadagnare. Sì, credo che vada sulla Z, eh. Ma sì, guarda, no, va di calcio dietro. Ce l'aveva questa. Ha fatto proprio cambio palla, è venuto largo, eh. E poi piccato il pallino. Te la fai vedere il replay? Pallino. C'entra il pallino. No, nella strada del rosso. Ah, sì, sì, sì. Ma c'è la pallino pieno, no? Sì, 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 pieno. Batte tra il 27, 28, 29. Sì, sì. Sì, diciamo, può avere un qualcosa. Allora, vai piano, vai. Allora, lui praticamente ha fatto cambio biglia. Quindi più di così non si entrava, quindi mai? Quindi più di così non si entrava, quindi avrebbe dovuto spostarsi, ma secondo me prendeva il pallino per i virilli. No, e ammesso non concesso ci passava parecchio vicino. Probabilmente la Z non lo convinceva per un discorso di distribuzione delle forze. Candela di misura. Bravo. Bravo Ale. Perfetta questa. Bravissimo. Ottima forza, forza scolastica, bravissimo. Spondi calcio? Sì, penso che vediamo la diagonale 5. No, no, va di 2 a modo di 3. Non so sinceramente il progetto avesse. Cibocchi sta ragionando come sfruttare quel pallino. L'unica cosa, se riesce a prenderlo molto scarso anche di sponda, a muoversi poco con la bianca, a muovere poco il pallino, a riportare la... Sì, di sponda verrebbe una roba di questo tipo, a muovere relativamente poco la bianca. La bianca che fa un movimento di questo tipo, sarebbe l'ideale che spostasse il pallino di poco a venire qui, perché il pallino sarebbe sul giro. Come ti ha detto Costantino? Nasci, lo vogliamo disegnare? Cioè sì, neanche tua moglie. Vuoi anche duetti? Neanche no, tua non la pensa. Sì. Ah, gioca il traversino di prima al pallino 4. Da come punta. Addirittura di seconda. Lì non so Alessandro dove volesse passare su questa biglia. Oddio. Passava alla maggio. Sì, ma dovevi tirare un missile. Ci voleva un proiettile. Un missile terra-aria. Lo sguardo di Spadaro.
in questo momento potrebbe essere discretamente eloquente. No, non mi è piaciuto. Non l'ha presa bene Spadaro. No, anche perché non me ne voglia Alessandro, ma 80 non lo lascio in terra col pallino. Cioè non è che lui è a 115. No. Qui non mi è piaciuto. Nasci? Facciamo il disegno? Eh? Come ti ha detto? Neanche tua moglie ti dà questi ordini, eh? Biondi, mi piacevi di più nella versione catatonica. Potresti ritornarci, grazie, gentile. No, eri più bello. Aia. Qui non entra. È grave. L'ha un po' patito quell'errore lì, Alessandro. Secondo me si è reso un po' conto di non aver fatto proprio una bellezza. Qui Agnello penso a scivolare in alto a destra con la battente e poi a ingaruffare. Grave, grave anche per Michelangelo. Sì, avevi ragione, questa non è eccezionale come partita. Parlo sempre rispetto ai livelli a cui questi giocatori ci hanno abituato. Alessandro ha sempre fatto dei televisivi negli ultimi tempi assolutamente degni di nota, Michi, vabbè. Lo conosciamo. Ci penserà poi la Dina a redarguirlo nel giusto modo. Raddrizzata per Cibocchi e questa invece gli tira fuori la super steccatona di qualità. Otto di seconda, biglia battente portata molto prossimo all'angolo. Peccato per leggero difetto in forza che consente ad Agnello di giocare uno spondebiglia. Agnello che realizza 6 punti. Eh sì. Proprio nel momento in cui Cibocchi stava cercando di rientrare, non fa in tempo a prendere fiducia Cibocchi, che Agnello ...106-88 il parziale. Ricordiamo, gli incontri nel campionato a squadre terminano per quanto riguarda la singola italiana ai 120 punti. Non si salva Alessandro. Gira ad andare avanti per Agnello. Sì, questo ha messo praticamente così com'è. Qui la, forse per la paura di chiuderlo troppo, l'ha voluto un po' scarseggiare Michelangelo. Non realizza però. Porta le biglie in diagonale. E sponda biglia per Cibocchi. Una sponda che devi andare un po' più sotto di quello che pensi. E qui questa di non gli è partita, eh? Qui sì, è più... qua è essenzialmente un errore di forza, un errore di steccata, non ha portato la steccata in modo necessariamente aggressivo. Angolo di mezzo colpo probabilmente, un giro di scambio. Angolo di mezzo colpo, bravissimo Agnello. E 8 punti che gli fanno mettere in cassaforte questa partita. Più 26 e soprattutto meno 6 dalla vittoria. Adesso comincia a essere molto attardato Cibocchi, tra l'altro va sotto pallino e non fa un grosso affare, perché qui forse anche il giro pallino da 4, se non un 3 Agnello. Si può anche spingere semplicemente la palla per evitare di impatti, perché col giro lì a pallino da 4 lo puoi prendere anche male il 4. Poi se la vedi, non sì, so se no, lo vede, se pallino, tira da 3, pallino da 3 semplicemente... scappa via. Qui se rimane lungo se ne farà una ragione, insomma. Sei d'accordo? Assolutamente.
potete seguire peraltro per tutti gli aggiornamenti e i risultati delle altre partite, vengono prontamente aggiornati sui nostri profili social, sui profili social della Federazione Italiana Sport Biliardo Bowling, e potete seguire i risultati anche sul portale di gestione CS. Nella prossima partita, l'ultima che vi commenteremo per oggi, è poi vi daremo conto un po' dei risultati. Eccolo qua intanto il sa anche la grafica, cartellone. Sa anche la grafica della pagina Facebook e Instagram. Eh sì. Garuffa per Agnello, attenzione. Infatti guarda, ti ho voluto dire sì, del ce ne faremo una ragione. Ci prestava anche un grammino più di attenzione, visto che non era un pallino straordinariamente difficile. E qui a Malarla la partita, se gli trova un pieno e le mette a posto, è un volo, eh? Cioè, comunque un 3, Gianluca, che era scontato, non era facile trovare poi. No, no. Rimani sempre con una biglia attaccata. Adesso alla su chi metteresti su questa partita? Ha fatto un gran 10 sotto sponda, cioè, non è che gli ha fatto una robetta. Delle volte quando sei avanti 30 punti è tanto meglio fargliela vedere di prima che un tiro di comodo di calcio, Sì. Dicevo di tirare questa per evitare proprio di andare nel mezzo con la sua, gliela lascia un po' più sfalzata, è difficile che riesca. Ma sai, era un'angolazione dove dovevi prendere scarsa per fare 3. Quindi insomma, è un errore abbastanza veniale rimanere lungo. Cioè, sì, è più facile rimanere lungo che poi se rimani corto lasci traversino. Ma quindi, corto da traversino non devi tirare, amico. Ma corto da traversino devi tirare, allora devi fare messa. Ma scusami. Io ti ho detto semplicemente di dare una forza un filino meno. Era quasi, guarda, ti dico, per me è un tiro quasi al limite di scelta con la forza lì, perché poteva anche semplicemente metterle lì. Cioè, mi viene in mente, qual è il tiro che lo fa rientrare? Una grossa marcatura, è sotto due tiri grossi, ed effettivamente uno è arrivato, quell'altro il traversino sulla garuffa. Deve fare più attenzione, no. Se qualcosa ha sulla sbagliato anche, è sulla garuffa, sì, non sì. Tanto su quel tiro lì, quel tiro lì. Sto eccependo su un leggero. Non la deve far corta, non la deve far lunga, la deve fare giusta per forza. No, ma la dimostrazione è che poteva essere un tiro da prendere anche con le pinze, no? C'era un'alternativa. Ma l'alternativa l'appoggi lì, ma gliela lasci a vista, uguale. Ma tiro al 4 se l'appoggio lì. Ma non sai se la vede da 4. Attenzione. Ci ha provato, tirato sì, una chiusura l'ha tirata Cibocchi. Sì, ci ha tirato un dentro non fuori. È andata a buon fine, andrà a buon fine invece questo pallino da 4 invece per Michelangelo Agnello e dare il punto alla squadra del Biglia Stars Pontedera, quindi vittoria di Michelangelo Agnello su Cibocchi appartenente al GT angolo 50. E intanto riceve i complimenti. Sappiamo già il prossimo incontro? Sì, l'avevamo già deciso. Detto. Stai un attimo lì che te lo dico subito. Sì, siamo online, sì, ma sto leggendo, guarda che bello. No, mandami, c'ho questo occhialino rosso. Occhialino rosso del Nasci è tanta roba, Allora, BC alle 21.30, Trionfo Giovanni, Balbini Riccardo. A posto, l'ho già trovato io. Specialità? Specialità a biliardo, dai, dillo su, se no, dai. Dillo tu. Sarà multidisciplinare? Proprio vero. Sarà la multipla, No, quindi c'è a chi vince l'acchito, c'era già la partita. La cosa che ti ha salvato è la Gianluca, fortuna. Trionfo è un giocatore polivalente, quindi è normale. Questa partita non sta molto bene, probabilmente non ci sarà nella prossima partita. E ti lascio mai volentieri solo. Guarda, te lo volevo dire, sei molto stanco. Alla prossima partita ti voglio far rilassare.
Guarda, vado a fare regia, ti mando Costantino. Bravo. Tutti devono saper fare tutto, vado a fare regia. Vai. E mandami Costantino, a dopo, ciao. Ciao.